siamo partiti da Lucerna Mortis, a parte di via pubblicitaria, perché magari suona parecchio, perché pare che l'antico nome di questo paese derivasse proprio da Lucerna Mortis, ovvero i primi colonizzatori fondarono questo borgo nei pressi di un vulcano spento, ecco perché Lucerna Mortis, semplicissimo. Ci sono tante piccole teorie, tante illazioni anche su Lucerna Mortis. Sapete, quando poi ci si dirige al passato a studiare le cose del passato, si deve attingere da pochi testi, ma soprattutto dalla tradizione popolare, quindi da quello che è stato tramandato. Questo l'hanno fatto tantissimi studiosi, anche nel 1500, che si sono spinti nelle zone interne dei paesini dell'isola Ischia, chiedendo agli abitanti: ma secondo voi questo nome da cosa deriva? Ecco che scopriamo cose interessanti. Chi è dell'isola d'Ischia conoscerà il paesino di Fiaiano. Si è scoperto che gli antichi dicevano, i vecchi paesani dicevano, deriva da Fiammella, perché qui c'è un vulcano, c'era un vulcano, di fatto l'ultima eruzione proprio in quella zona, il vulcano, quindi sempre questa Fiammella, emissione di gas o una fuoriuscita da lava. I primi colonizzatori lo chiamano così. Lucerna Mortis, alcuni dicevano perché, essendo uno dei primi borghi ad essere fondato nella zona alta, immaginate questa vegetazione dell'epomeo arrogante che scendeva giù fino a valle, fino a Barano, e quindi quando si guardava verso l'interno si vedevano questi primi gruppi di abitazioni, queste piccole fiammelle, queste piccole luci di abitazioni smorte, quindi pure da lì. Ma queste, come vi dicevo, poi entrano in un altro ramo, che è quello delle illazioni. Perché Buonopane poi nel tempo, anche se poi è stato italianizzato questo nome, il suo nome è sempre stato Moro Pane o Monopane, ancora in dialetto si dice, dove vai? Vada a Murupane. Quindi non buono pane. Anche qui ci sono diverse ipotesi, alcuni, parliamo di Giulio Iasolino, che nel 500 parlò e scrisse un libro sull'isola d'Ischia, visitò per oltre 30 anni, quindi approfondì un po' tutti gli argomenti, diceva che qui per via della produzione del tritico, quindi producevano un unico tipo di pane, ecco perché monopane, ed è il nome che ritorna più spesso. Alcuni invece lo fanno derivare dal colore del pane, il pane scuro, ma c'è anche un altro nome che poi andremo ad approfondire durante questa passeggiata, perché pare che il nome di Buonopane possa derivare pure, attingere una parte della sua radice da panno, caro burrone. Buonopane è costruita, e da qui non ce ne rendiamo conto, ma in mezzo. Thank you.
9 giorni così.